Ancora poco più di 2 mesi ci dividono da Rayman Legends e se questa non è una delle esclusive di Wii U più attese e importanti, ci manca davvero poco. La formula platform della serie è stata completamente rivista lo scorso anno da Michael Ancel e dal team di Ubisoft Montpellier, con Rayman Origins, un capolavoro di grafica, design, umor e inventiva, che nonostante la trionfale accoglienza della critica non ha raccolto particolari consensi in termini commerciali. Pochi giorni fa la demo di Rayman Legends è approdata sulle shop di Nintendo e ovviamente non potevamo lasciarci scappare l'occasione di provarla. Subito dopo il download di circa 600 MB e l'installazione, siamo accolti dall'attesa esplosione di colori e grafica cartunesca già mirata in Rayman Origins, con tanto di risoluzione nativa a 1080p e 60 frame al secondo fissi. Per questa breve anteprima del gioco completo, Ubisoft propone solo 3 livelli, che sono però già sufficienti a farsi un'idea di cosa ci aspetta in questo straordinario mondo cartoon fantasy. Ognuno di essi può essere affrontato nei panni di Rayman, di Globox, di 2 Teens o di Barbara, vichinga dotata di un elmo con piccole ali per volare e di un'ascia come arma. A parte il diverso aspetto estetico, non c'è differenza tra i 5 personaggi, le cui azioni principali, attacco, salto, volo prolungato e corsa, rimangono le stesse e sono disponibili fin da subito. Il primo livello vede un gameplay nel classico stile di Rayman Origins, con salti, attacchi in aria, voli e aree segrete da scoprire, nemici adorabili e la solita orgia di colori e dettagli grafici che hanno reso grande il predecessore. Quasi subito però si passa nei panni di Murphy e ci si ritrova dentro un castello. Qui i controlli si spostano interamente sul gamepad. Mentre Murphy avanza automaticamente da sinistra a destra, dobbiamo toccare il display in vari modi per tagliare corde, spostare tronchi di legno e persino fare il solletico a uno scimmione in modo da distrarlo. C'è però spazio anche per il giroscopio e in questo caso bisogna girare delle ruote con i controlli motion, in modo da far proseguire il tragitto del livello. Tutto molto semplice, immediato e intuitivo, anche se non a tutti potrà piacere questa centralità del touch e magari molti continueranno a preferire la formula più tradizionale di Rayman Origins. Il secondo livello è invece più classico. Qui Rayman deve destreggiarsi tra piante spinose e correnti d'aria molto forti che lo spingono verso l'alto, dando al livello uno svolgimento molto più verticale che non orizzontale. L'atmosfera e la musica di sottofondo sono sempre incantevoli e il livello di difficoltà aumenta leggermente. L'ultimo livello disponibile è Castle Rock e vede impegnato Rayman in una sorta di endless run a sfondo musicale, nel senso che se ci fermiamo anche solo un secondo siamo spacciati. Correndo a più non posso, dobbiamo districarci tra le rovine di un castello che sta letteralmente perdendo i pezzi, con un accompagnamento musicale sullo sfondo in perfetto sincrono con le acrobazie di Rayman e vari tocchi di classe che vi lasciamo scoprire. Si può giocare alla demo fino a un massimo di 30 volte, ma ve ne basteranno molte meno per scoprire tutti i segreti dei livelli e innamorarvi istantaneamente del gioco. Oltre al single player, anche la modalità multigiocatore è solidissima e rende Rayman Legends un vero e proprio gioiello in grado di tenere testa a un certo New Super Mario Bros. U, nonché la cosa più bella, in senso grafico, vista finora sulla nuova console Nintendo. L'appuntamento è fissato al 28 febbraio e se proprio non riuscite a resistere, scaricatevi subito questa demo, rimarrete a bocca aperta.